Buonasera, seconda edizione di quest'ultimo giorno del 2020. In apertura ci occupiamo ancora dei colori delle zone, ormai è ufficiale, l'Abruzzo tornerà zona gialla dal 7 di gennaio. La conferma è arrivata direttamente dal ministro della Salute, Roberto Speranza, in una telefonata con il presidente della regione. L'Abruzzo ad oggi ha l'indice RT, quello di contagiosità più basso tra le regioni italiane. Paolo Renzetti. L'Abruzzo dal 7 gennaio tornerà a zona gialla. La conferma, oltre che dai dati, arriva anche dal ministro della Salute Roberto Speranza, che ha rassicurato il presidente della Giunta regionale in un colloquio telefonico. I dati diffusi nell'ultimo report della cabina di regia certificano che l'Abruzzo è oggi la regione con l'indice di trasmissione del contagio RT più basso d'Italia, pari a 0,65 con una media nazionale di 0,93. Una discesa iniziata dal 18 novembre, data in cui sono iniziate le misure restrittive decise prima dal governo regionale e poi da quello nazionale. In Abruzzo le province che hanno subito il maggior impatto nella seconda ondata e che hanno già effettuato lo screening di massa registrano i valori più bassi, mentre sono Pescara e Chieti ad alzare la media regionale. Una ragione in più, dice il presidente Marsiglio, per rinnovare l'appello a partecipare allo screening che dal 2 gennaio prossimo partirà in provincia di Pescara e subito dopo anche a Chieti. Rischio basso e zona gialla dopo la Befana però non devono far abbassare la guardia rispetto ad un inverno che si annuncia ancora lungo e difficile, sebbene l'inizio delle vaccinazioni facciano intravedere la luce in fondo al tunnel. Il tempo è galantuomo, commenta il presidente della Giunta regionale Marco Marsiglio, e le misure messe in campo hanno colto l'obiettivo e continueranno a farlo in maniera duratura. Il presidente Marsiglio infine esprime il proprio ringraziamento ai cittadini abruzzesi che con i loro comportamenti disciplinati e responsabili hanno consentito di raggiungere questi risultati. Veniamo ora ai numeri dell'epidemia in Abruzzo con l'ultimo bollettino di quest'anno. Sono 456 nuovi casi di Covid su 4.311 tamponi processati, con il tasso di positività che torna a salire, attestandosi al 10,5%. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 9 mesi e 99 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.213 d'età compresa tra 51 e 100 anni. Anni, 3 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Del totale odierno, 2 casi fanno riferimento a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. 412 sono invece i dichiarati guariti nelle ultime 24 ore. Sottraendo il numero dei deceduti e dei guariti, gli attualmente positivi in Abruzzo sono quindi 11.073, più 37 rispetto a ieri. 430 pazienti, meno 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 35 in terapia intensiva, meno 1 rispetto a ieri con 3 nuovi ricoveri, mentre gli altri 10.608, più 40 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 11.026 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 113 rispetto a ieri, 7.198 in provincia di Chieti, più 140 rispetto a ieri, 7.141 in provincia di Pescara, più 55, 9.500 in provincia di Teramo, più 154 e 290 provengono da fuori regione, ovvero più 11 rispetto a ieri, mentre 159, meno 17, per i quali sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. A comunicarlo è l'assessorato regionale alla sanità. E ora c'è da fare attenzione alla cosiddetta terza ondata, ormai prevista. Anche l'infettivologo Giustino Parruti invita alla prudenza per i prossimi mesi, quelli più freddi dell'anno, in attesa di numeri accettabili per la vaccinazione anti-Covid. Il servizio. Siamo a fine 2020, un anno difficilissimo, si comincia ad intravedere però la luce perché è arrivato questo vaccino. Sì, è una vera gioia quello che sta succedendo, questa disponibilità che ha anticipato, diciamo, rispetto a quello che potevamo temere di almeno 2 mesi reali l'inizio della vaccinazione di massa. Quindi questa è una cosa che ci conforta tanto perché chiaramente potremo con un calendario ovviamente molto ben meditato e circostanziato nel più breve tempo possibile raggiungere un'alta proporzione dei pazienti ad alto rischio di sviluppare la malattia in caso di contagio e quindi ridurre fortemente
sia gli oneri conseguenti a questa malattia in termini di salute e di mortalità, ma anche la pressione assistenziale, quindi tutto il sistema si gioverà enormemente di questo cambiamento. Assolutamente sì, purtroppo nei mesi di maggio e di giugno abbiamo avuto una lunga coda di trasmissione nosocomiale di questa malattia legata giustamente alla mancanza di immunità tra medici e infermieri e alla suscettibilità delle popolazioni fragili delle residenze sanitarie protette ed assistite, per cui questo dovrebbe essere uno scenario che si modifica rapidamente. Questa è una delle note più piacevoli di questa vicenda. Prima che il numero dei vaccinati riesca a raggiungere un'entità, una dimensione tale da poter consentire effettivamente una riduzione significativa della trasmissione del virus per riduzione dei suscettibili, almeno altri tre mesi li dobbiamo aspettare. Quindi nei prossimi tre mesi, dal punto di vista dei comportamenti di prevenzione primaria, la nostra responsabilità personale rimane del tutto immodificata, cioè la ripresa della circolazione del virus dipenderà dai soliti, tra virgolette, tre fattori, cioè il numero di situazioni in cui senza barriera le persone possono trasmettere per via aerea, tra queste le scuole, dove quindi bisognerà stare molto attenti. Il numero di circostanze in cui in locali pubblici le persone sono autorizzate a condividere uno spazio chiuso senza mascherina, leggi ristoranti ed altre situazioni di questo tipo, e poi il numero di persone che nella condizione di convivenza privata effettivamente segue le regole di distanziamento. Quindi per i prossimi tre mesi gli effetti sulla macropopolazione dipenderanno molto dalla nostra oramai consapevole, spero, partecipazione a queste misure, cioè quanto più ognuno di noi nel suo piccolo farà quello che bisogna fare, tanto più abbiamo la probabilità che la terza ondata sia spuntata. Secondo lei è giusto riaprire le scuole il 7 gennaio in questa situazione? Allora, se continua a scendere così il numero dei casi di trasmissione primaria, sì, con la ancora maggiore responsabilità di sapere che ogni focolaio scolastico rinnesca la trasmissione, quindi diciamo che sono allo studio tutta una serie di provvedimenti di ulteriore e drastica vigilanza sulla trasmissione scolastica. Cambiamo argomento e andiamo a Bussi sul Tirino, torniamo a occuparci della bonifica che sembra non arrivare mai. Il Ministero dell'Ambiente non ha accettato la sentenza del TAR che aveva giudicato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto per appunto la bonifica delle discariche 2A e 2B. Sono tre i diversi ricorsi tuttora pendenti e la bonifica è così, sempre più lontana. Bussi sul Tirino, il Ministero dell'Ambiente prosegue la battaglia in sede giudiziaria. Questa è l'ultima puntata dell'anno dell'infinita telenovela riguardo la bonifica di uno dei siti più inquinati d'Europa. Roma sceglie di fare ricorso in Consiglio di Stato contro la sentenza del TAR d'Abruzzo che lo scorso 3 dicembre aveva dichiarato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto che aveva aggiudicato i lavori di bonifica delle discariche 2A e 2B. Quella stessa gara che era stata aggiudicata e difesa contro i ricorsi degli esclusi proprio dal Ministero dell'Ambiente, ma ora questo la disconosce e rinnega. Il ministro Sergio Costa pretende che sia Edison, ritenuta responsabile del disastro, non solo a pagare la bonifica, ma anche ad effettuarla una volta presentato un progetto. La decisione di Roma è giunta all'indomani della lettera spedita dal governatore Marco Marsilio, in cui il 28 dicembre chiedeva a Costa di soprassedere dal ricorso, una missiva questa a cui il ministro evidentemente non ha dato alcun peso. E di ricorso in ricorso, intanto la Edison si è appellata in Cassazione, ultimo grado di giudizio per accertare le responsabilità del disastro ambientale. Responsabilità che secondo Provincia, TAR e Consiglio di Stato sono tutte della multinazionale dell'energia. E vi è anche un terzo ricorso da dover risolvere, quello della Decdeme, il colosso belga che aveva vinto la gara d'appalto ed era pronto alla bonifica che poi Edison, in caso di conferma da parte della Cassazione, avrebbe dovuto risarcire. Insomma, il 2021 si prospetta un anno di battaglie legali, di tribunale in tribunale, di procedimenti giudiziari e scontri fra istituzioni che non potrebbero
potranno far altro che ritardare ulteriormente la bonifica, bonifica che ad oggi rimane un miraggio indefinito. E il 2021 sarà anche il 13° anno dalla scoperta delle discariche, l'ennesimo anno in cui tonnellate di rifiuti tossici rimarranno seppellite nel cuore d'Abruzzo. Rifiuti che fanno della Val Pescara la zona della regione con il più alto tasso di patologie riconducibili agli inquinanti. La politica, il pentastellato Domenico Pettinari contesta le scelte di bilancio della regione, soprattutto quella legge che il vicepresidente del Consiglio regionale definisce serpente. Scopriamo perché. Il bilancio in realtà da alcune ore ci sono le critiche delle opposizioni, lei in particolare nelle ultime ore ha parlato di alcune criticità, di alcune cose che secondo lei non vanno in particolare in questo bilancio, quali? Ho scoperto che in tarda notte è arrivato questo emendamento che ho definito emendamento serpente, perché serpeggia in tarda notte, entra di nascosto. E hanno fatto cosa? Hanno previsto purtroppo a fronte di tagli del l'8% di tutte le voci di bilancio importanti come sociale, sanità, trasporto pubblico, per dirne solo alcune, hanno previsto l'aumento dello stipendio del direttore generale dell'ARTA, equiparandolo allo stipendio del direttore regionale, mentre prima era il 70% del direttore regionale. Hanno previsto la riduzione dal 50% al 30% dei posti letto del pubblico nella residenzialità per anziani non autosufficienti. Hanno previsto la realizzazione di piccoli e medi, possiamo dire, agglomerati commerciali, centri commerciali all'interno dei mercati coperti dismessi, e questo può pugnalare al commercio piccolo di vicinato, e piccolo commercio sicuramente. Poi si sono inventati una sorta di clausola di supremazia: nel dichiarare un'opera da parte della regione di interesse strategico e pubblico, quest'opera andrebbe in deroga ogni tipo di autorizzazione, e quindi si aprirebbe un varco, un'autostrada, chissà quali opere. Secondo me questo potrebbe essere motivo di impugnativa da parte del governo, dichiarare incostituzionale una norma più importante della regione, che è quella stabilità. Qualche giorno fa abbiamo ricordato che si sono anche previsti per il trasporto pubblico regionale, nonostante i tagli, l'acquisto di 6 nuove autovetture lussuose e fiammanti. Quindi si acquistano le autovetture e poi gli autobus si sfasciano, le autovetture molto probabilmente per dare ai dirigenti. Si aumentano gli stipendi, è una regione che ricorderemo solamente per aumenti di stipendi e soldi dati per cose inutili, e questo non va bene. Seconda volta in 10 anni che il Comune di Pescara ha approvato il bilancio per tempo. Come ha spiegato l'assessore Eugenio Seccia, c'è stato nell'ambito della discussione anche il contributo delle opposizioni. Vediamo il servizio. Da poche ore il bilancio del Comune di Pescara è in realtà un bilancio approvato prima del 31 dicembre, questa è già una bella notizia. Sì, è per la seconda volta che il Comune di Pescara, targata Carlo Masci, approva il bilancio entro i termini di legge senza dover ricorrere all'esercizio provvisorio, dando uno strumento certo per amministrare la città. È stato molto difficile perché è iniziato il percorso di costruzione già da agosto nel 2020, dove c'era uno scenario totalmente diverso di discesa della pandemia. Adesso purtroppo c'è stata un'impennata di contagio, attualmente è un po' di stasi, quindi un panorama mutevole, con tante difficoltà finanziarie dovute appunto alla pandemia. Siamo riusciti a chiudere i conti, a far quadrare i conti per la seconda volta. Dato oggettivo è che diciamo i 20 voti a favore della maggioranza vanno a mettere da parte quelle che erano state un po' di chiacchiere, anche diciamo pompate, fanno il loro lavoro le opposizioni per dire che eravamo divisi. Invece questi 20 voti mettono a tacere questo e danno un segnale unico, che è quello dell'interesse del territorio di Pescara e dei pescaresi. Nonostante diciamo i diversi giorni che il Consiglio Comunale si è dibattuto sul DUP e poi sul bilancio, si è raggiunto un'intesa per migliorare quella che è la proposta di bilancio, perché ricordiamo la Giunta propone un bilancio e poi è prerogativa del Consiglio dell'approvazione attraverso l'espressione del voto, che è stato ovviamente contrario dell'opposizione, ma abbiamo accolto alcune loro istanze per poter creare quello che è un clima distensivo
e di massima condivisione possibile, visti i tempi, con tutti i consiglieri che rappresentano ovviamente il territorio comunale. Sicuramente abbiamo fatto un bilancio in condizioni che tendono alla normalità, però ci sa, con la variazione di bilancio che eventualmente fosse necessaria, abbiamo lo strumento per intervenire immediatamente. I punti essenziali sono quelli del decoro, il verde con 1.300.000 euro, ovviamente teniamo che sia una città ordinata. Abbiamo stanziato 50.000 euro per la bandiera blu, perché uno dei punti cardine dell'amministrazione comunale è far diventare Pescara bandiera blu per valorizzare il nostro patrimonio, la nostra risorsa principale, la nostra industria principale di città, che è quella della costa. Abbiamo stanziato altri stanziamenti di bilancio, quali Festival d'Annunziano, come lo scorso anno, perché riteniamo che attraverso anche la cultura, seppur ovviamente mediamente ridotto lo stanziamento, rappresentano un brand pescarese che deve essere assolutamente valorizzato. Ci aspettiamo dal governo, durante questo primo semestre dell'anno, che arrivino nuove risorse finanziarie, che liberino quindi risorse proprie del comune da destinare a quelle che oggi sono state gli stanziamenti ridotti rispetto a quelle che erano le aspettative, ma sicuramente siamo positivi per quel che sono gli sviluppi sia della pandemia che della situazione economica difficile, ma alla quale non abbiamo sicuramente lasciato nulla al caso in questo anno, e l'abbiamo dimostrato governando i conti, chiudendo un bilancio nei tempi utili. Ordinanza di Capodanno a Teramo, dove il sindaco Gian Guido D'Alberto ha emanato un'ordinanza con la quale dispone che da oggi fino al 6 di gennaio 2021 su tutto il territorio comunale siano vietati accensione e lanci di fuochi d'artificio cui consegua deflagrazione, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi e altri artifici pirotecnici provocanti detonazione. La decisione è stata assunta per tutelare l'incolumità pubblica, l'integrità psicofisica di soggetti deboli quali bambini, persone anziane, malati, degenti negli ospedali, nonché per la tutela degli animali. Oltre all'atto amministrativo, il sindaco fa appello al senso di responsabilità individuale, alla sensibilità collettiva, in merito alla consapevolezza dei rischi connessi all'utilizzo di fuochi e giochi pirotecnici. Non escluso un rilievo inerente alla tutela ambientale, l'inosservanza delle disposizioni impartite nel provvedimento è punita con un'ammenda pecuniaria fatta salva, qualora il fatto dovesse assumere rilievo penale, la denuncia all'autorità giudiziaria. Apriamo ora la pagina della cultura. La Fondazione Cingoli, la Fondazione Tercas, il FAI di Teramo e il Museo Mar di Ravenna presentano l'edizione 2020 di Art in Act. Quest'anno è dedicata ai mosaici, quelli antichi, ma anche alle opere contemporanee. Un tesoro non più nascosto, quello di Teramo, dove sono conservati strabilianti mosaici di epoca romana. Nella Domus delle Grazie, nella Domus Piazza Sant'Anna, in quella di Palazzo Melatino, in quella dei Delfini e in quella di Bacco. Tutti possono ora visitare i siti tramite un viaggio virtuale elaborato dalla Fondazione Tercas, la Fondazione Cingoli e il Fondo Ambiente Italiano, che insieme danno vita alla nuova edizione di Art in Act. Il tour virtuale permette di rivivere questa esperienza, ripercorrere queste manifestazioni musive nel tessuto urbanistico di Teramo e riscoprire dunque la fase romana della città di Teramo. Dai mosaici più antichi a quelli di oggi. Dal proprio PC o smartphone, infatti, è possibile ammirare anche le 19 opere dei finalisti del GAEM, il premio internazionale del Museo della Città di Ravenna dedicato all'arte musiva. Andremo a comparare i giacimenti musivi della città di Teramo con la loro traduzione di concetti e figure con il linguaggio musivo, attraverso il linguaggio musivo, e l'opera di 15 giovani artisti del GAEM, che invece non saranno soltanto traduttori, ma saranno veri e propri utilizzatori del linguaggio in funzione del concetto, quindi non una traduzione, ma un concetto che nasce in forma di mosaico, e dalle due dimensioni
un linguaggio tradizionale di rappresentazione per il mosaico, arrivano addirittura alla terza dimensione, dalla bidimensionalità alla scultura. Durante il lockdown musei e mostre sono stati tra i primi a dover chiudere i battenti. Questo ha dato una spinta alla digitalizzazione e tramite l'innovazione tecnologica che oggi possiamo ammirare opere d'arte anche da seduti sul proprio divano. Non sarà come trovarsi fisicamente in una domus romana o come camminare con l'asso all'insù sotto una volta decorata, ma anche attraverso uno schermo è possibile meravigliarsi dell'ingegno umano. L'innovazione tecnologica applicata all'arte, applicata al nostro patrimonio museale, non è qualcosa di nuovo, da tempo ormai se ne parla, ma purtroppo ha trovato scarsa attuazione sul nostro territorio. Ci piace pensare di aver inaugurato una via che, usufruendo dei finanziamenti del Recovery Fund, potrà sempre più avere successo. È una sfida quella che ci aspetta, una sfida che dobbiamo saper cogliere per poter promuovere adeguatamente il nostro territorio. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B. Anche da un punto di vista sportivo, il 2020 per il Pescara è stato un anno molto tribolato, quantomeno tribolato. La squadra ha rischiato seriamente la retrocessione nella precedente stagione, si è salvata al play-out, ma ha iniziato male il nuovo campionato ed è impelagato nelle zone basse della classifica. Tante le sconfitte, ben 5 allenatori si sono alternati in questo anno solare che ripercorriamo nel servizio di Andrea Costantini. Lo scialbo 0-0 col Cosenza chiude un 2020 molto difficile per il Pescara, nel quale l'unico vero raggio di luce è la salvezza di Perugia a pochi minuti dal Ferragosto. Due mezze stagioni condizionate fortemente dalla pandemia, ma con una linea comune per il Delfino. I risultati complessivamente scadenti che hanno avuto come conseguenza ben 5 allenatori che si sono alternati in questo anno solare, da Zauri alle Grottaglie, e poi Sottil, e poi Oddo, e poi Breda. Al netto delle due gare di Coppa Italia, una vittoria stentata ai rigori con una squadra di D, il Notaresco, e una sconfitta secca con una squadra di A, il Parma, e al netto del doppio playout col Perugia, nel campionato di Serie B il Pescara ha collezionato in 35 partite 8 vittorie, 8 pareggi e ben 19 sconfitte, viaggiando ad una media di 0.92 punti a partita, 32 in 35 gare, così suddivisi: 19 punti in 19 partite nel girone di ritorno dello scorso campionato, 13 punti in 16 gare dell'attuale Serie B. Numeri che hanno definito il Pescara peggiore dell'intera era Sebastiani, che hanno messo e mettono tuttora a repentaglio la permanenza in cadetteria del Pescara. Perché se nello scorso campionato la squadra per molte giornate è stata nel limbo prima di crollare a luglio nella ripresa post-lockdown, ora la pessima partenza ha fatto subito intendere che la salvezza è l'obiettivo prioritario, senza spazio per voli pindarici da playoff. Ripercorrendo alcune delle tappe più significative di questo sciagurato 2020, a gennaio la squadra è uscita indebolita dal mercato di riparazione. La cessione di Macin, l'infortunio del neoacquisto Pucciarelli sono un fosco presagio. Zauri si dimette dopo il KO con la Salernitana nel primo match del nuovo anno. Le Grottaglie, promosso dalla primavera, illude con le vittorie su Pordenone e Cosenza, ma la squadra è fragile, ha lacune in attacco e difesa e la flessione comincia a prendere forma. Le sconfitte con Spezia e Benevento precedono la sospensione per il lockdown e quando a fine giugno si torna in campo il 3-1 sulla Juve Stabia è un'altra illusione. La discesa prosegue e la sconfitta di Cremona costa la panchina a Nicola Le Grottaglie. Il presidente Daniele Sebastiani si affida ad Andrea Sottil, un tecnico navigato in Serie C, debuttante in Serie B, ma la situazione non cambia. Un Pescara in agonia ha la forza di battere a malapena solo un Livorno già retrocesso. Il gol di Garritano contro il Chievo spedisce il Pescara ai play-out. Sarebbe stata Serie C senza la penalizzazione del Trapani. Si vivono giornate di tensione, il Pescara guarda con ansia il ricorso al CONI dei siciliani, poi respinto, ma riesce a ricompattarsi per le sfide che valgono una stagione contro un Perugia polveriera. 210 minuti non bastano, la salvezza passa dalla lotteria dei rigori, le parate di Fiorillo e l'ultimo penalty di Masciangelo fanno esplodere di gioia la Pescara calcistica. E ancora Serie B. Condivisibile l'autocritica del direttore Giorgio Repetto, che con sollievo osserva: gli allenatori sono i meno colpevoli, i responsabili di questa stagione sofferta siamo noi, società e dirigenti da una parte e i calciatori dall'altra.
I tempi sono ristretti, poco tempo per festeggiare, si deve subito pianificare la nuova stagione. Sottil attende invano la conferma, Massimo Oddo, sconfitto col Perugia, è il prescelto. Un ritorno che deve sapere di stagione del riscatto, per sé e il club, ma la squadra, in parte rivoluzionata ma non in toto, non ingrana. Tra preparazione in ritardo, scarso rendimento di giocatori chiave e infortuni, il Pescara parte malissimo e dopo la sconfitta col Pordenone e avendo all'attivo solo una vittoria, anche Massimo Oddo viene sollevato dall'incarico. Roberto Breda parte con la vittoria di Ascoli, toglie il Pescara dall'ultimo posto, ma la sconfitta di Chiavari e lo 0-0 col Cosenza lasciano intendere che la strada salvezza sarà ancora molto complessa. La palla passa al 2021. In Serie C quello del Teramo è stato un 2020 contrassegnato da alti e bassi, tre allenatori, un playoff durato solo 90 minuti e un avvio di torneo 2020-2021 inaspettato, col finale che tuttavia ha registrato una frenata. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. 27 match, 3 allenatori, un inizio discreto, una fine stentata, in mezzo lo stop, un playoff flash, un avvio folgorante che aveva illuso molti su quello che poteva essere un torneo di vertice. Il 2020 del Teramo si chiude con la conferenza stampa di Iachini che ha tracciato un bilancio economicamente stentato della società che ha incassato meno di quanto si aspettasse. Tornando al campo, dalla vittoria di gennaio con la Sicula Leonzio alla sconfitta col Bisceglie, quello biancorosso è stato un anno con alti e bassi, perché si era aperto con una potenziale rincorsa verso le parti nobili di una classifica che nella stagione 2019-2020 aveva la regina al posto che attualmente occupa la Ternana. I tre punti con i siciliani, con l'Avellino e il Catanzaro avevano fatto pensare ad un'accelerazione stoppata dalla Cavese, ripresa con il Rende, prima degli stop con Viterbese e Monopoli che costarono la panchina a Bruno Tedino, sostituito da Cetteo Di Mascio. Il tecnico pescarese, promosso dal settore giovanile, ha avuto solo poche opportunità. Al successo di Rieti all'esordio fece da contraltare la battuta d'arresto col Potenza, il pari di Pagani e la sconfitta contro la Virtus Francavilla prima del lockdown, dello stop dei campionati, ripresi soltanto a fine giugno con lo scontro di Catanzaro nel primo turno playoff. 0-0, eliminazione e tutti in vacanza pensando alla stagione prossima che si era aperta con l'arrivo di Massimo Pace, un precampionato non di certo esaltante come invece sarà l'inizio del 2020-2021. Diavolo subito in palla e sorprendente, oltre che col Palermo anche con Bari, Monopoli, Juve Stabia e Catania. In mezzo il passo falso, ancora a Catanzaro, e la parte finale di un 2020 condizionata dalla battuta d'arresto di Terni, dura ancor più del risultato e che qualche strascico lo ha inevitabilmente lasciato, se è vero com'è vero che da lì in poi il Teramo non ha saputo più vincere. In mezzo, giocatori scoperti come Diachité, altri esplosi definitivamente come Santoro, ma sullo sfondo sempre quella richiesta a istituzione e territorio di un ausilio che Iachini reclama e che stenta però ad arrivare. E allora il contenimento dei costi del mercato estivo, se non si troverà chi è disposto ad entrare nella compagine societaria, rischia di diventare ancora più pronunciato quando si apriranno le liste a inizio 2021. Nel frattempo, con Santoro e Diachité vicini al Sassuolo, il caso Piacentini e i rinnovi ancora tutti da discutere di molti componenti della rosa saranno i temi in avvio, così come quelli di Paci e Federico. Il 9 gennaio però c'è l'Avellino e i 27 punti attuali, benché consentano ancora di essere in alto, non sono più un bottino blindato come qualche settimana fa. Serie D, presentazione delle nuove divise del Pineto che hanno dei richiami anche alla Torre del Cerrano, ma non solo. Nella conferenza online presenti coloro che hanno disegnato le maglie con cui scenderà in campo la squadra di Mauro e il presidente pinetese Silvio Brocco ha anche fatto il punto sul campionato e sul nuovo protocollo per la Serie D. Ascoltiamolo. Sono maglie uniche che nella storia del Pineto non hanno mai vestito i nostri giocatori, a partire ecco, dalla maglia blu e azzurra, che l'abbiamo fatto esordire questa maglia a Vasto, che purtroppo non come risultato, però è stato bellissimo come scenario cromatico, dove l'abbiamo visto per la prima volta i nostri giocatori indossare questa maglia. Prima di questa però dobbiamo dire che a Salò contro il Feralpi Salò, squadra di C, abbiamo indossato la maglia che riproduce bianca, che riproduceva anche stilizzata la Torre di Cerrano. E questa è una maglia affascinante per il nostro territorio, per la nostra storia, ed è piaciuta molto anche ai dirigenti del Feralpi Salò.
che hanno ammirato molto, hanno apprezzato molto il lavoro della RA, la società, diciamo, di abbigliamento sportivo, che ha sposato questo progetto e ha realizzato queste maglie. Quindi, tant'è che questa maglia io l'ho mandato a loro ed è stato molto gradito. Per riguardo il protocollo, mi è arrivato, però non sono riuscito per i miei impegni a leggerlo bene. Se quello che attualmente c'è è che almeno 72 ore prima ciascun giocatore di ciascuna squadra deve seguire il tampone antigenico fluorimetrico, cioè quantizzando la negatività del tampone, no? Per sfortuna la positività. E per quanto mi riguarda me, nella mia professione, diciamo che il Pineto, il Giulianova, il Notaresco, il Castelnuovo, la Vastese fanno capo al mio laboratorio su questo e quindi ho semplificato a loro il protocollo proprio di screening dei giocatori per quanto riguarda i tamponi Covid. Tant'è che siamo già d'accordo per mi ha telefonato il presidente del Notaresco, l'amico Salvatore, perché domani viene il Notaresco in laboratorio a fare i tamponi per avere, come dire, una preparazione tranquilla, tale che se ci dovesse essere qualche ragazzo contagiato si possa allontanare ed evitare che ci sia un contagio di massa, come purtroppo è successo alla Recanatese. Poi, ecco, siccome riprendiamo il 6, il 4, lunedì 4, dobbiamo ripetere i tamponi a tutti. Ripeto, io come solidarietà sportiva ho dato la disponibilità, chiaramente della mia struttura clinica, per eseguire questo, quindi semplificando a loro moltissimo la vita. Dove mandiamo immediatamente i dati sia alle società sia alla piattaforma regionale per quanto riguarda i protocolli sanitari. Io mi auguro che al di là delle nostre divise, delle maglie che sicuramente fanno la loro parte, mi auguro che la squadra risponda bene a quelli che sono i nostri progetti, le nostre aspettative. Il Pineto ogni anno cerca di fare squadre ogni anno competitive, a volte ci riusciamo un po' di più, molti ma di meno, ma io non mi lamento perché il calcio è così, non c'è nulla che puoi progettare in termini, no, di vincere un campionato. Termina qui questa edizione del TG6, tutti quanti i servizi che avete visto sono sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Ultima edizione di questo 2020 alle ore 23, grazie per averci seguito e un buon anno nuovo.